Nuova prova deludente precampionato per il Pescara. Questa volta conosce anche il sapore della prima sconfitta estiva, meno amara del solito perché non sono ancora partite ufficiali, ma tale da far scattare qualche campanello d'allarme, perché se ci poteva stare un piccolo incidente di percorso, l'1-1 di Città Sant'Angelo con la Renato Curi angolana, questo è stato bissato nel test di ieri al Lughetto di Febo di Silvi, dove il Rimini ha vinto di misura. E se il risultato conta ancora relativamente, la preoccupazione arriva da quello che la squadra ha mostrato sul campo, una prestazione povera con l'angolana, altrettanto povera contro il Rimini. Il Pescara stavolta se la vedeva con una pari grado, ma sarebbe stato lecito attendersi dei progressi, che invece non si sono visti. Colpa dei carichi di lavoro ulteriormente dilatati per via del posticipo dell'inizio della stagione o colpa di un organico non ancora completo? Magari entrambe le cose. Fatica, tanta fatica a fare gioco. Colai, schierato trequartista, ha provato a concludere ma è stato troppo avulso dal gioco. Kraja ha fatto fatica a far girare la squadra, qualcosa di meglio ha fatto il partente Daloia nella ripresa. Le mezze ali Mora e Germinario sono apparse anche loro poco in palla e lì davanti non sono arrivati palloni giocabili per Lescano e Cuppone, disinnescati con pochi problemi dai difensori romagnoli. Scarso il contributo in fase di spinta di Cancellotti e Milani. L'ex Pontedera ha macchiato il suo pomeriggio con l'errore sul gol di Santini al 12° della ripresa e proprio Milani a tenere in gioco l'ex Padova su un rilancio alla apparenza innocuo di Averi. C'è da dire che la squadra di Gaburro, molto attiva sul proprio fronte mancino, non è stata affatto brillante in avanti, tanto che Plizzari e nel finale Sommariva hanno trascorso un pomeriggio da spettatori in campo non paganti, mentre l'estremo del Rimini Galeotti nel finale è stato sollecitato da un paio di iniziative di Blanuta che ha provato a ridestare dal torpore il Pescara. Senza quell'errore lo 0-0 sarebbe stato lo specchio migliore di una gara noiosa che non lascia tranquillo Colombo. In attesa di recuperare Aloy, infortunatosi in una delle prime sedute con i nuovi compagni, il tecnico biancazzurro attende rinforzi in tutti i reparti. Se in attacco e difesa servono giocatori che vadano a completare il settore, vicinissimo Brosco per il pacchetto arretrato, la principale esigenza è quella di un regista di personalità che faccia girare la squadra, un'altra mezzala con capacità di attaccare l'area e un trequartista di qualità, argomenti che saranno al centro dell'odierno vertice di mercato. Se Colombo e i suoi giocatori hanno tanto lavoro ancora da fare, altrettanto lo si può dire per la coppia Sebastiani-Dell'Icarri, che ha una decina di giorni per rafforzare l'organico.